Buonasera e benvenuti alla seconda serata della seconda edizione di Salento Albania, un ponte tra le due sponde. Sapete tutti ormai, ci siamo ripetuti, come è nata questa iniziativa, perché è nata. L'obiettivo è quello certamente di intensificare i rapporti di amicizia, di scambio con l'altra sponda, con i popoli che vivono sull'altro versante del canale d'Otranto, i nostri vicini di casa, con i quali è giusto e proficuo, secondo me, poter incrementare, migliorare i rapporti di scambio, di collaborazione e di amicizia a tutti i livelli, sia culturale, economico, e quindi questo sicuramente potrà portare vantaggi al Capo di Leuca, al Salento tutto, potrà portare vantaggi anche ai nostri dirimpettai del Paese delle Aquile, dell'Albania. Noi ovviamente facciamo questo volendo riscoprire uno spirito di fraternità, di collaborazione tra i popoli in genere, perché è la collaborazione, la fraternità tra i popoli, il dialogo tra i popoli è il miglior modo per far vivere un pianeta che vive momenti difficili, non soltanto a livello di nazione viviamo momenti difficili, ma anche a livello planetario, perché ci sono tantissimi problemi che dall'ecologia, dalla sopravvivenza del pianeta, io dico, agli armamenti, eccetera, alla giustizia sociale, ai popoli che vivono ancora in condizioni di serietà, eccetera, quindi c'è bisogno di un governo globale in certo senso. Questo si può avere soltanto con la collaborazione, l'amicizia tra i popoli. Questo potrà portare a migliori condizioni di vita per tutti quanti. Non è l'uno contro l'altro che migliora la nostra vita, ma è l'uno insieme all'altro, in collaborazione con l'altro. Noi lo vogliamo fare nel nostro piccolo, con questo paese dell'Albania, lo abbiamo fatto partendo da Sandana, perché sapete c'è un legame storico tra Sandana e l'Albania, un santo che dà il nome anche al paese, un santo di Varona, eccetera. Io non voglio farlo a breve, perché dobbiamo essere brevissimi questa sera, dobbiamo lasciare spazio al concerto, perché è una cosa molto bella e molto valida, e la gusteremo insieme. Do un saluto a voi, benvenuto a voi, e un saluto ai nostri ospiti. Abbiamo ospiti veramente che ci onorano della loro presenza, la professoressa Anna Trono, il professor Anzari, Romeo Anzari, il dottore onorevole Biagio Marzo, che abbiamo conosciuto l'altro anno, Geri Ballo, che abbiamo conosciuto l'altro anno e anche l'altra sera, il sindaco ovviamente che non può mancare in queste occasioni, Gigi De Luca, che è in rappresentanza dell'assessorato, non essendo potuta essere presente l'assessore Loredana Capone, che pure ci teneva tantissimo, mi ha chiamato per scusarsi e per dirmi che insomma ci sono degli impedimenti che non le permettevano di essere presente questa sera. Certo, noi ci avremmo tenuto molto, perché parliamo di turismo questa sera e lei è l'assessore al ramo, perché noi vogliamo avviare un discorso che non resti, come dire, con la pretesa di poter contribuire a rendere pratico poi un discorso, che non restino soltanto parole, quindi ci avremmo tenuto tantissimo, ma sicuramente noi daremo il nostro stimolo, daremo il nostro contributo. Abbiamo la vicepresidente della provincia, che ho avuto il piacere di conoscere questa sera, e quindi in sostituzione del presidente Minerva, anche lui impedito ad essere presente, e Tiziano Colludo, conoscete tutti, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno e di Telerama, che è a cui passerò il microfono poi, perché sarà lei a condurre questo discorso. Io non vado oltre, mi fermo qui, grazie soprattutto a chi sta partecipando, perché per la riuscita di questa manifestazione, il paese è piccolino, lo sappiamo, ma io ci terrei a poter continuare qui, forse ci apriremo in altri comuni l'anno prossimo, ma da Sandana parte questo messaggio e vorrei che da Sandana continuasse a parlare un po' a tutti quanti. Grazie per essere venuti. Passo la parola al sindaco, sì, passo la parola al sindaco, poi semmai anche un saluto a Geri Ballo, che parlerà pure lei in nome dell'associazione, e poi passiamo il microfono a Tiziano Colludo. Grazie. Io vi risaluto, continua questa splendida iniziativa, lo dico senza ombra di adulazione, io lo riconosco in modo piuttosto convinto ad Antonio Biasco, che è stato il promotore anche in occasione del riconoscimento della cittadinanza onoraria al Cardinale Simoni, che abbiamo celebrato esattamente il 9 agosto, forse un paio di anni fa, il 9 agosto del 2017,
e che manifestazione che ha fatto da apripista a questo tipo di iniziative che esprimono la voglia di nostro comune ed in particolare della frazione di Sant'Ana di rafforzare i legami con questa terra per noi ad oriente, dall'aldilà della sponda dell'Adriatico, che manifesta sotto molti aspetti radici comuni, soprattutto in ragione dei legami anche di parentela e di vincolo, diciamo, di sangue che ha legato il grande eroe albanese Giorgio Castriota con la nostra terra e anche con Gagliano, tant'è che in occasione della prima manifestazione, della prima diciamo rassegna che è stata fatta su questa scia, noi abbiamo intitolato una strada di Gagliano, esattamente quella che registra la presenza del palazzo che fu dei Castriota Skanderbeg, all'eroe albanese Giorgio Castriota. Io prima di spendere, rispetterò l'invito del corifeo di questa manifestazione, Antonio Biasco, e sarò veramente molto breve, prima di spiegare il perché della soddisfazione che come primo cittadino di questo paese esprimo a tutti voi, vorrei ringraziare innanzitutto l'onorevole Biagio Marzo, presidente del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, che ha voluto donare alla nostra comunità il concerto che seguirà dopo questo breve convegno. Lo ringrazio per l'attenzione che ha avuto per il nostro comune ed è una sensibilità che ha manifestato in più occasioni e spero che si rafforzi e si corrobori sempre di più anche nel futuro. Per il perché di questa, l'attualità di questo evento, come ce lo possiamo spiegare? In un mondo che si globalizza, in una società che sembra votata al più sfrenato edonismo e al più spiccato individualismo, secondo noi in controtendenza con questo evento, con questi proclami, noi avviciniamo invece la gente, avviciniamo le persone ad essere solidali con le altre, a scoprire l'importanza del diverso, a stabilire col diverso rapporti di proficuo interscambio, e lo facciamo con i popoli che più riteniamo affini dal punto di vista culturale e geografico. Le ragioni, meglio di me, le esprimeranno gli autorevoli ospiti che sono su questo palco, anche della vicina terra d'Albania, e avremo modo, spero che non si concludano qui, Antonio Biasco, queste iniziative, avremmo modo di rafforzarle anche con qualche evento contraddistinto da atti formali ed istituzionali. Penso, mutuando un po' l'idea che hai lanciato l'altra sera, penso anche ad un gemellaggio del nostro piccolo comune con la grande città di Valona, della quale abbiamo ospitato il sindaco anche la scorsa edizione, ma anche l'altra sera all'apertura di questa manifestazione. Quindi io nell'augurarmi che questi eventi arricchiscano tutti noi e siano sempre più per noi forieri di grandissime opportunità di socializzazione e di confronto anche tra sensibilità diverse, auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata, e in chiusura ovviamente saluto e mi congratulo e ringrazio i validi ospiti che sono su questo palco e che sono stati già salutati ed indicati dal presidente Biasco, perché si possa, in questo ancorché piccolo spazio di tempo, si possa sviluppare un confronto che sia per noi veramente ricco di spunti di riflessione e che ci apra le porte verso una situazione di maggior arricchimento culturale che ci avvicini sempre di più a questi popoli d'oltre Adriatico. Grazie. Allora, io inizio a parlare da seduta, così anche. Buonasera a tutti, è un piacere essere nuovamente qui con voi ed è un piacere essere di nuovo qui a distanza di un anno dalla prima ufficiale iniziativa
lanciata dall'Associazione Ponti Non Muri, ed è anche un grande piacere poter condividere questo spazio con delle persone che concretamente, effettivamente, da anni conoscono bene i rapporti tra le due sponde e danno il loro contributo concreto per accrescerli e migliorarli. E quindi con i due professori, la professoressa Tron e il professor Angiari, che collaborano a livello universitario da tempo, con Biagio Marzo e il conservatorio Tito Schipa, che sta fattivamente dando vita a un cartellone di iniziative in collaborazione con l'Albania. E poi abbiamo Tiziana Colluto, che si è occupata molte volte di molti aspetti dei rapporti tra Italia e Albania, e l'assessorato al turismo della regione. L'assessorato e la regione Puglia è uno dei partner più importanti con i quali si fanno veramente delle iniziative lodevoli, e che un po' sta sostenendo e sta facendo crescere anche a livello di buone prassi il Ministero della Cultura e altre istituzioni dell'Albania. E quindi Gigi De Luca e l'assessore Capone è stata sempre presente. E quindi mi fa piacere, ecco, che persone che così competenti in questa materia parleranno. Perciò io cerco di essere brevissima e di dire che la cosa bella di questa iniziativa, che è stata creata dall'Associazione Ponti Non Muri, è che c'è una discussione continua sia nel corso dell'anno, prima che si arrivi all'evento vero e proprio, no, a queste serate, e sia durante le serate, perché noi iniziamo il venerdì e iniziamo qui insieme mentre stavano montando le luminarie, no? Poi ieri siamo stati insieme alla processione, oggi le luminarie ci sono ancora anche se non accese, ma insomma, in questo clima di Sant'Anna, che ci ricorda i rapporti storici tra le sponde di questo mare che ci unisce, noi ci scambiamo idee e scambiamo spunti, e nascono delle idee di collaborazione, come quella per esempio che riguarda come facciamo a unire veramente le due sponde, anche magari con un battello, con un aliscafo, con un diciamo un veicolo che in breve tempo riesca a far percorrere anche ai turisti che magari vogliono proprio visitare il mondo integrato, no? Vogliono dare vita a questo turismo integrato e di qualità, magari tra le due sponde, magari senza dover scegliere tra le spiagge del Salento e le spiagge del sud dell'Albania, perché so che è un tema, no? Quello di dove si va, quale è meglio, chi offre di più, chi offre a meno e quant'altro. Perché invece non rilanciare, andare oltre e pensare effettivamente e concretamente a dare vita a un altro tipo di modello, appunto integrato, coinvolgendo gli operatori turistici, coinvolgendo anche su questo filone dell'Eneide che Antonio ha lanciato, che è stato ripreso anche altre volte in realtà, quindi con un filone culturale, magari un viaggio sperimentale da provare tra un anno. E l'altra cosa, mi fa molto piacere che il sindaco abbia colto, diciamo, l'interesse di dare concretamente avvio a una collaborazione, magari appunto a un gemellaggio, e mi fa piacere essere parte anch'io di questa associazione, quindi sono ormai parte anch'io, e mi fa piacere che abbia speso queste parole di apprezzamento. E quindi il mio invito è a così curare ulteriormente questo bel germoglio che è sbocciato in questa comunità. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere qui e grazie a voi per avermi invitato. Io non sono soltanto una giornalista che si occupa di Salento e che si occupa tanto anche di Albania, e non sono soltanto un attivista del Capo di Leuca, sono una persona che dell'Albania si è innamorata un bel po' di anni fa e che si sente una cittadina albanese in qualche modo. E questo, ahimè, ha delle ripercussioni, perché ovviamente vivendo l'Albania soprattutto per viaggi di approfondimento e anche di piacere, e avendo lo stesso amore che riservo alla mia terra, questo significa dover allenare un occhio clinico anche sulle cose che non vanno, perché molto spesso si rivede sull'altra sponda
e quel miscuglio di errori che sono stati fatti anche su questa sponda, e questo fa male, perché il turismo è anche un'industria, e soprattutto in questi ultimi anni per l'Albania è un'industria di massa che sta provocando non pochi disagi e potrebbe insomma macchiare anche delle bellezze e delle particolarità, delle grazie che l'Albania ha, che deve saper rivendicare in maniera assoluta e convinta, e che anche noi, insomma, per la nostra piccola esperienza dovremmo essere bravi a sottolineare per non ripetere gli stessi errori. Questo come premessa per poter inquadrare anche il modo in cui cercherò di condurre questo dibattito su un tema che è importante, perché vedete, sul riflettere sul turismo integrato Italia-Albania, o meglio Puglia-Salento-Albania, è una scommessa, nel senso che noi siamo passati da una fase di assoluta non conoscenza e di non riconoscimento reciproco e di assoluta indifferenza tra i due sistemi, grandi sistemi non soltanto economici ma anche culturali e così via, ovviamente insomma poi dopo la storia che ci ha riunito dagli anni 90 in poi, soltanto negli ultimi 10 anni abbiamo iniziato a riscoprirci anche e a riconoscerci guardandoci allo specchio come terre che sanno effettivamente che cosa può essere il turismo. Siamo passati da questa fase ad una fase spietata di concorrenza, soprattutto dallo scorso anno e da 2 anni a questa parte abbiamo vissuto la presenza turistica dell'Albania appunto come un concorrente. Cavolo, ci scippano i turisti, di là si paga di meno, e tutta la frotta di turisti che veniva qui e che affollava le spiagge soprattutto dello Ionio si è spostata in Albania, e ve lo posso confermare essendoci stata e posso testimoniare insomma più volte. Ora, come si passa da questa fase alla fase probabilmente più profonda ed è l'unica che potrebbe salvare entrambi, di cooperazione vera e propria? E che tipo di approccio di cooperazione bisogna avere? Perché anche qui bisogna essere chiari. Avere un approccio di cooperazione internazionale, nel senso di assistenza, andiamo noi ad assistere questo tenero turismo albanese, è una cosa che io non condivido e di cui soprattutto nell'entroterra, oltre che nella costa adriatica albanese, ho visto insomma effettivamente anche le ombre. E, ecco, come si costruisce un sistema vero di cui soprattutto il Salento ha estremo bisogno per non restare schiacciato rispetto al turismo greco, al turismo albanese così nascente e galoppante. Vi posso assicurare che in 10 anni, io ci ritorno tutti gli anni, ma in 10 anni il ritmo vertiginoso con il quale è cresciuta l'Albania e soprattutto la sponda meridionale dell'Albania è impressionante. Valona 10 anni fa aveva delle discariche nel centro città sotto gli alberghi, Valona adesso una bomboniera tirata a lucido. Certo, anche su questo si dovrà discutere, perché non c'è traccia dei vecchi quartieri e sono nati ovunque palazzoni da 20 piani. Però attrae un certo tipo di turismo di cui per fortuna diciamo il Salento si è iniziato a liberare, quindi i rischi sono vari. A fronte di questo io inizio a chiedere alla professoressa Anna Trono, che da docente di geografia economica e politica dell'Università del Salento ha anche gli strumenti per inquadrarci meglio quello che sta accadendo, innanzitutto una visione comune, come si costruisce, a partire da che cosa? Sì, innanzitutto grazie al dottore Antonio Biasco per aver pensato di invitarmi in questo incontro, che mi ha dato l'occasione di rincontrare l'amico, collega, professore Angiari, con il quale si collabora da anni. Abbiamo fatto un primo Interreg insieme proprio per una migliore conoscenza del territorio, per un percorso comune verso una conoscenza reciproca dei due territori, anche per poter produrre uno sviluppo sostenibile del territorio. Poi abbiamo continuato a lavorare su altri temi, sugli itinerari religiosi, sul The Way to Jerusalem, sugli itinerari. Adesso io non sto lavorando per sfortuna con l'Albania, perché un mio progetto non è stato approvato, avrebbe avuto, a mio avviso, ci avrebbe dato l'opportunità di essere inseriti in una rete
quella rete su cui, che mi vede invece protagonista con un progetto Adrian. Il progetto si chiama Quality Network for Sustainable Tourism e riguarda proprio tutta la fascia ionico-adriatica della Slovenia, della Croazia, del Montenegro, della Grecia, si allarga fino alla zona della Macedonia orientale e della Tracia e la nostra università, il lead partner, io sono responsabile scientifico. È una zona molto difficile, noi lavoriamo sull'overtourism e l'undertourism, perché l'overtourism, il turismo di massa, è un problema con cui ci dobbiamo confrontare. Lei ha indicato le problematiche molto gravi che riguardano il nostro territorio. Con il collega noi avevamo immaginato di presentare anche un progetto non approvato sul problema dell'eutrofizzazione della fascia costiera, perché mi occupo anche di ambiente, dei problemi di inquinamento costiero. In tempi non sospetti, nel 20 anni fa, 15 anni fa, io ho lavorato su un progetto internazionale proprio sull'inquinamento della fascia costiera nostra. Siamo una delle aree più inquinate dell'Europa, una delle parti del Mediterraneo più inquinate è proprio l'Adriatico, in cui l'Albania ha un ruolo molto molto importante. Quindi sicuramente questo è un problema molto grave. Il problema è quello dell'overtourism, accentua questo problema, perché il processo di eutrofizzazione si lega alla presenza umana soprattutto. Quindi in ogni caso l'overtourism va controllato, perché noi stiamo facendo tutto un'analisi di dettaglio sul turismo di queste nostre aree. La realtà è molto grave per l'Italia, sicuramente per la nostra zona, il Salento in particolare meridionale è molto penalizzato dal turismo di massa. Man mano che si sale il turismo è più di qualità. Non è che noi dobbiamo snobbare la gente comune che viene a fare turismo sul nostro territorio, a passare un po' delle sue ferie sul territorio, però va controllato il turismo, vanno offerti i servizi, non bisogna assolutamente annunciare quello che poi non viene effettivamente dato al turista. D'altro canto c'è l'under tourism, ci sono delle aree che non sono molto praticate e l'Albania è una di queste. Però uno dei problemi con cui noi ci stiamo confrontando è che molto spesso le stesse autorità locali, questo è accaduto per la Croazia in particolare, hanno voluto attrarre una quantità eccessiva di turismo, non pianificando, non producendo un programma. I progetti sono tanti, per i progetti sono di breve termine, va fatto un programma di lavoro sul territorio. E noi lo possiamo fare perché siamo nelle reti, l'Europa 2020 lavora proprio su questo, sulla cooperazione, sulla coesione, sulla comunque collaborazione, e in questo le reti dell'Interreg ci aiutano, e insieme con le reti dell'Interreg, del programma Interreg, c'è un'altra opportunità importante, quella dell'UNESCO, delle reti UNESCO. Ne parlavamo prima, noi stiamo lavorando proprio su questo, sulle reti UNESCO, perché l'UNESCO non riconosce più una candidatura di un sito, loro ne hanno 4, visto 5, anzi come da noi ne abbiamo 7, adesso tra quelli seriali e quelli comunque da un sito singolo, abbiamo Albero Bello, Castel del Monte, le foggete del Gargano, abbiamo quello del percorso Longobardormo con Monte Sant'Angelo e poi abbiamo l'ultimo riconosciuto del Drystone, delle strutture in pietra secca. Questo può essere un'opportunità. Allora dicevo, il nostro progetto, questo PUNEST, in realtà lega tutti i paesi della sponda ionico-adriatica, si spinge fino alla parte della Tracia. Il nostro obiettivo è quello di tirare dentro anche questi altri paesi, individualmente, con gli accordi bilaterali. Forse adesso non ci saranno più occasioni, bisognerà aspettare l'altra programmazione per lavorare insieme. Noi diamo un marchio di qualità, il nostro progetto dà un marchio di qualità a CUNEST, a tutti coloro che lavorano per un turismo di qualità, su quattro assi, che sono beni culturali, materiali e immateriali. Immateriali sono molto importanti, il recupero dell'artigianato, qui si è perso, ancora da loro esiste un po' di artigianato, il recupero dell'artigianato soprattutto, tra beni culturali e immateriali, i parchi, l'ambiente,
Il terzo obiettivo è quello dell'accessibilità sotto il profilo sociale, perché i prossimi interventi comunitari riguarderanno l'accessibilità sotto il profilo di una sostenibilità, di un turismo che coinvolga tutti, perché tutti abbiamo dei problemi, non esistono degli inabili, tutti noi siamo inabili in qualcosa. Quindi un turismo aperto in questo senso, noi lavoriamo su questo, poi lavoriamo sulla dieta mediterranea. Stiamo lavorando, creiamo, diamo il marchio a tutti i soggetti, tutti gli imprenditori, le associazioni che comunque assolvono dei criteri che abbiamo individuato per avere il marchio di qualità. Dopodiché creiamo i percorsi o recuperiamo percorsi esistenti, ognuno di ogni partner deve almeno produrre 20 percorsi nuovi, soprattutto legati a delle aree pilota. Le aree pilota sono quelle che sono più sensibili ad un turismo di qualità, in cui i soggetti che vi operano, la comunità locale, in particolare le autorità locali, perché tutto quello che accade sul nostro territorio vede due protagonisti, le autorità locali e la comunità locale. La comunità locale va guidata e la comunità locale deve seguire il politico, non può immaginare di delegare al politico dopo aver votato. Mi permetto di dirle però mi permetto di dirle su questo punto che per fortuna spesso sono le comunità locali che guidano la politica. Per fortuna. Guardi, io sono un gruppo di lavoro internazionale su geografia e governance. Io non parlerei più di governance però, parlerei di buon governo, perché molto spesso il politico abbandona la comunità locale perché si sente delegato. Quindi la comunità deve essere tutore importante del proprio territorio. Quindi dicevo, noi lavoriamo anche sulla dieta mediterranea, facciamo questi percorsi legati a delle aree pilota. Le aree pilota le abbiamo individuate nel nord Salento, perché lì c'è più turismo, turismo di massa per controllarlo, per intervenire, per migliorare la qualità dell'offerta. Poi naturalmente la Valle d'Itria perché c'è l'eccellenza, poi c'è il Gargano perché si presenta anche lì una forte pressione turistica uguale a quella nostra salentina, dove il turismo di qualità non lo trovi, però può esserci il turismo interno. Allora, dopo aver fatto questi percorsi noi li uniamo, abbiamo fatto un incontro, ci siamo anche appoggiati e ringrazio il dottore De Luca per la sua sempre continua disponibilità anche al museo, abbiamo fatto un incontro sull'overtourism e l'undertourism, un congresso internazionale contestualmente ad un workshop in cui ci siamo vestiti tutti insieme e abbiamo deciso con tutti i partner quali itinerari scegliere e abbiamo scelto l'itinerario marittimo dei viaggiatori, mercanti e pellegrini, che vuol dire che tu comunque coinvolgi tutto un turismo di qualità. Itinerari dell'acqua, con riferimento anche alle antiche terme, ai ninfei che comunque insistono in quest'area, e poi specialmente alla zona della Slovenia, tutte le aree di benessere, e poi abbiamo tirato fuori anche l'itinerario ovviamente dell'olio e del vino. Allora, queste possono essere delle opportunità, essere insieme in questi percorsi, itinerari, per cercare di produrre delle attenzioni per il turismo interno, per le aree poco note, e noi possiamo lavorare su questo. La mia intenzione, perché sono responsabile scientifico, non si sa mai che un progetto non rimanga solo nella rendicontazione alla fine, come accade per tutti i progetti comunitari, si chiude, si rende conto e finisce lì. Io, la mia intenzione è quella di coinvolgere l'Albania. Siamo amici, siamo parenti, legati da un'affinità proprio anche di parentela, ecco, se si vuole. Qualcuno lo è magari, io no, non lo so, sono proprio salentina. E quindi dicevo che questa è un'opportunità, percorsi itinerari che consentano di lavorare su un turismo di qualità. Non è semplice, bisogna educare la comunità, bisogna educare le autorità locali con i forum o con quello che stiamo facendo. Non so se ho risposto alla sua domanda. È una prima risposta. Aggiungo questa domanda al professor Angiari. Abbiamo capito che non bisogna giocare al ribasso e che però insomma abbiamo di fronte una farina con la quale comporre il pane e siamo non all'anno zero ma quasi. E adesso le traiettorie come si individuano e soprattutto come le comunità locali devono iniziare a lavorare senza aspettare la politica. Grazie della domanda. Innanzitutto vorrei ringraziare il collega Biasco, il sindaco, dell'invito
e la collega, carissima professoressa Trono, perché è stata lei a una specie di intermediario che mi ha invitato a venire qua in questo evento molto interessante, sorprendente, positivamente sorprendente per me. Tenendo conto del tipo dell'evento, avevo preparato qualcosa per parlare un po' più in modo più morbido, il modo da tornare nella fase della conoscenza l'un l'altro, invece della fase dell'evidenziamento delle problematiche, perché siamo in una piccola comunità che sta valorizzando insomma un elemento di collegamento tra sta riscoprendo, diciamo, le radici che ci legano. A proposito della vostra domanda, io direi che in Albania è vero che le comunità locali, piuttosto le iniziative locali, iniziative private, hanno guidato la governanza e la politica del territorio. Molte volte in Albania adesso, negli ultimi anni, si è trovati di fronte a fatti a fatti compiuti, perché il ritmo di sviluppo del paese non poteva aspettare, diciamo, il ritmo molto lento dell'amministrazione, e quindi molte volte ci siamo trovati di fronte a errori. Adesso la politica del territorio sta mirando a correggere e a guidare anche, e sono gli ultimi sviluppi che ha sottolineato lei, cioè c'è una politica di rinascita urbana, cioè di mettere in vista i valori del territorio, i piccoli valori, diciamo, architettonici, culturali, eccetera, per cercare di migliorare in primis la qualità della vita della comunità e di attrarre anche turisti con questa cosa. E quindi si sta cercando di passare attraverso itinerari, attraverso la valorizzazione delle aree interne, da un territorio filtro, come lo chiamiamo in geografia del turismo, in un territorio spugna, cioè da un territorio che tende a trattenere un turista, a un territorio che trasmette il turista ad altre attrazioni. E questa è una tendenza, perché il tipo di turista che frequenta l'Albania è diverso da quello che frequenta l'Italia, dobbiamo dire. Cioè qua è un'altra qualità di turista, cioè un turista che tiene a esplorare la gastronomia, la cultura italiana, romana e tutto, mentre da noi un turista che piuttosto va a desiderare la natura selvaggia, i canyon, le montagne e tutto. Quindi il turismo di massa invece si è già sviluppata solo in una zona adriatica del paese, mentre le altre zone hanno potuto, diciamo, gestire il rischio, e io penso che è già gestito. E quindi non so se ho risposto alla sua domanda. Io vorrei solo il tempo è passato, quindi io lascio quello che avevo preparato. Volevo solo dire che abbiamo delle risorse in comune,
cioè quello che dobbiamo fare è, come diciamo noi geografi, citando un noto geografo che dice noi dobbiamo riscoprire quello che il territorio è, utilizzando delle lenti che altri trascurano, e nel territorio dobbiamo introdurre intelligenza, economia comune, quello che diceva il signor Biasco altro ieri, cioè perché no degli itinerari comuni, perché abbiamo degli elementi comuni che abbiamo dimenticato, e io avevo preparato qualcosa giusto per riscoprire questi elementi, ma forse è un altro momento. A questa proposta voglio dire, prendo per un attimo soltanto il microfono, che Giorgio Menghini, che Tiziana conosce benissimo, ha già proposto un itinerario in questo senso tra Albania e Salento. Lui vuole puntare molto sulla presenza degli Skander per l'italiano, come anche a Melpignano e in altre città della provincia, e sul fatto del santo albanese qui a Sandana. Ne riparleremo difatti proprio nella Notte Verde che si terrà a Castiglione il 30 di questo mese, e quindi c'è già chi sta pensando in qualche modo. Giorgio Menghini è il presidente nazionale del COSPE, un'associazione che lavora per il turismo lento, per lo sviluppo verde, insomma, ecco, in questo senso, quindi è una iniziativa pilota che lui vuole sperimentare, vuole prendersi, per cui sta partendo qualcosa. Sono sicuro che se ci crediamo su questo terreno avremo molto lavoro da fare in comune. Prego. Un percorso religioso, ma non dobbiamo dimenticare appunto il percorso di Enea, come si è detto l'altra sera qui, abbiamo insistito tantissimo su questo, e tanti altri temi culturali. Perché se scaviamo nella storia, inevitabilmente con i nostri vicini, con i nostri frontalieri, abbiamo tanta storia in comune. Andiamo a scavare lì, troveremo tante cose in comune, e il turismo culturale ovviamente potrà unirci tra Albania e Salento. Ecco, tra le due sponde. È un discorso che possiamo avviare e spero riuscire anche a sviluppare. In questo è importantissima la collaborazione della professoressa Trono con l'Università di Salento, del professor Angiari con l'Università di Tirana e così via. Partiamo in questo modo, speriamo di avere dei ottimi risultati, buoni risultati. Grazie. Allora, il territorio del Capo di Leuca è un territorio nel territorio, e lo sappiamo bene, e ha nello svantaggio, insomma, di essere area periferica, il vantaggio di essere stata inserita tra le aree interne. Chiedo a questo punto a Biagio Marzo, che è di questo territorio, insomma, oltre ad essere persona di lunga politica e di lunga cultura, è ovvio che ora bisogna superare la fase degli eventi e infrastrutturare la conoscenza reciproca e poi fare tesoro anche in questo Capo di Leuca di quello di cui stiamo discutendo. Dalla sua esperienza, secondo lei, quali sono le priorità in questo momento e come si deve infrastrutturare il percorso? La ringrazio perché ha fatto una domanda abbastanza specifica. Io vorrei dividere questo brevissimo intervento in due parti: l'impegno del Conservatorio e del Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda il rapporto con l'Albania. Abbiamo quest'anno fatto due interregni molto importanti, coinvolgendo l'Albania, ma nello stesso tempo coinvolgendo anche il Montenegro. Ma non basta. Due giorni fa il Ministero della Pubblica Istruzione ci ha detto che abbiamo vinto un bando sull'Erasmus. Per la prima volta il Conservatorio Musicale Tito Schipa di Lecce entra in un bando molto importante dell'Erasmus. L'Albania, pur non facendo parte dell'Unione Europea, e io auspico l'entrata dell'Albania in Unione Europea, spingendo moltissimo i governanti albanesi a fare delle riforme in modo tale che abbiano le carte in regola per entrare nell'Unione Europea,
abbiamo avuto questa possibilità di vincere questo bando dell'Erasmus, molto importante, che sarà una svolta all'interno del Conservatorio Musicale di Lecce e dei rapporti con l'Albania. Nello stesso tempo abbiamo un altro tipo di rapporto molto importante, che è una delegazione del nostro conservatorio guidata dal direttore Spedicati, si è recata in Albania per stringere dei rapporti che non sono soltanto di scambio di studenti ma anche di docenti. Qui stasera ci sono dei docenti molto importanti del Conservatorio Musicale di Lecce, docenti che hanno un respiro nazionale e internazionale, la prova provata l'avrete dopo i nostri brevi interventi. Quindi il rapporto l'abbiamo fluidificato anche con la venuta più volte dell'ambasciatore o dell'ambasciatrice albanese in Italia, quindi abbiamo un rapporto molto solido. Abbiamo stretto questo rapporto proprio per lanciare uno slogan coniato, un copyright mio, due popoli, un mare. Quindi per capire che questi due popoli sono legati dallo stesso mare, ma anche da una cultura che passa attraverso i secoli, anche se passaggi, gli eventi sono stati sempre, non sempre molto chiari, molto belli tra i due popoli, ma per colpa principalmente dell'Italia e non dell'Albania, parlo del secondo conflitto mondiale. Quindi da questo punto di vista noi vogliamo portare avanti questo rapporto con l'Albania, e principalmente puntando sulla qualità del turismo. Per fare qualità del turismo ci vogliono infrastrutture. Senza infrastrutture non si può fare niente, parliamoci chiaramente. La politica della cultura del no non vince, la politica dei muri non vince, vince i ponti, vince la capacità di dialogo, di confronto con i popoli a livello non soltanto europeo, a livello mondiale. Se mettiamo steccati, muri, non abbiamo fortuna. Il grande muro di Berlino cadde perché non poteva vivere più una divisione all'interno dello stesso paese, della stessa civiltà, della stessa cultura. La muraglia cinese fu creata per bloccare popoli che volevano invadere, ma non certamente erano popoli che portavano in Cina valori e benefici. Quindi noi dobbiamo batterci affinché questi muri cadano. Non possiamo vivere più nei recinti quello che succede ai confini del Texas col Messico, è un recinto, parliamoci chiaramente. Allora bisogna cambiare un po' la mentalità, la cultura, spingere moltissimo questi convegni, anche se in un piccolo borgo come Sant'Anna è importante, perché il dialogo serve per vincere molte sfide. Noi dobbiamo lanciare una grande sfida in questo momento, che è una sfida culturale prima di tutto. Vincere questa sfida vuol dire cambiare la situazione, come oggi non è possibile vivere in questa situazione talmente precaria. E quindi noi dobbiamo dare forza ed energia a tutte le possibilità, le occasioni che abbiamo. Questa è una grande occasione. Noi l'affronteremo nei prossimi mesi, nel prossimo mese anche a Gagliano, dove il Conservatorio si presenterà, spero con una grande manifestazione che possiamo dare lustro a Gagliano e anche all'istituzione pubblica. Ritornando sul turismo, il Salento, come l'Albania, non è il turismo di massa. Non è per il turismo di massa, è per il turismo di nicchia, un turismo che faccia sistema ma sempre a livello alto, non basso. Per fare questo tipo di turismo dobbiamo non creare situazioni di inquinamento, non umano, perché noi abbiamo alcune zone di inquinamento umano. Gallipoli è stata fino a pochi tempo fa una zona di inquinamento umano. San Foca o Torre dell'Orso sono zone di inquinamento umano, si fanno le battaglie per il TAP, giusto o non giusto, adesso non voglio entrare nel merito, però sono inquinate umanamente. Non si può vivere in questa situazione. O facciamo un salto di qualità, se no il turismo nel Salento come in Albania finirà molto presto.
Questo è il problema, è la parola d'ordine, è la sfida che dobbiamo lanciare. A noi non ci serve il turismo col sacco a pelo o altri modi di vivere o camper e così via. A noi ci interessa un turismo alto che porta valore aggiunto, come in Albania. Questo è la linea o il filo rosso su cui dobbiamo muoverci. Se non cambiamo questo tipo di mentalità pensando che i due mesi estivi, sbagliando, perché non possono essere due mesi in questa zona, in questa bellezza ricca di paesaggi, ma di grandi beni culturali, e c'è anche un po' importante anche pellegrinaggio religioso, perché dobbiamo sfruttare anche tutte le possibilità, tutte le vie di sviluppo, di crescita. Allora a questo punto cosa dobbiamo fare? Dire agli amministratori, dire ai governi regionali, provinciali, di cambiare un po' la fisionomia, l'ottica di questo turismo, perché se andiamo avanti di questo passo dureremo un anno ancora, due anni, probabilmente anche due anni, tre anni, non contiamo il tempo, però sarà la fine se non cambiamo il sistema della cultura del turismo. Questo è il problema, e nello stesso tempo, lo dicevo poc'anzi, bisogna costruire le infrastrutture, non soltanto quelle fisiche, ma anche quelle virtuali, che sono molto importanti. Oggi si vive sulle infrastrutture virtuali più che su quale sembra una contraddizione. In realtà noi mancano sia le infrastrutture fisiche, ma anche quelle virtuali nel capo di Leuca, diciamolo chiaramente. Quindi se non facciamo uno sforzo, uno sforzo che dia la possibilità, l'occasione, di dare lavoro, l'occupazione, non si può vivere sull'assistenzialismo, il lavoro non si basa sull'assistenzialismo, si basa sulla capacità di stare nel mercato e produrre profitti, nello stesso tempo creare benessere. Questo è il lancio della proposta che bisogna fare ai nostri governanti a livello regionale, nazionale e così via. Io sono intervenuto soltanto per specificare alcune cose. La ringrazio, siamo agli ultimi 10 minuti e colgo l'occasione, già che c'è la vicepresidente della provincia qui accanto a me, tra l'altro espressione di questo territorio, per lanciare una proposta, perché credo che si stia sottovalutando un altro itinerario da dover doverosamente tenere in considerazione, che è quello dell'accoglienza. La storia degli anni 90 che ha portato il Salento, insomma, l'attenzione anche, lo ricordiamo, la proposta di candidatura come premio Nobel e così via, rischia di essere dimenticata, anche perché spesso quelli che sono stati profughi di allora, ovviamente avendo voglia di guardare avanti, hanno poca voglia di ricordare, e noi non abbiamo avuto la capacità finora di fare tesoro invece di quella storia, soprattutto in un momento come questo in cui, come si diceva, servono ponti e non muri. La provincia di Lecce è proprietaria di un grande bene che è grande testimonianza di questa storia e che rischia veramente di essere completamente perduto, e che è la Badessa. La Badessa Squinzano, lo dico perché me ne sono occupata tra l'altro di recente, è questo ex istituto agrario tra Squinzano e Casalabate, poi diventato centro di accoglienza negli anni 90, 2000, insomma, con Lorenzo Ri e così via, ed è un vero e proprio museo della memoria di cui si rischia di perdere traccia, con muri stracolmi di graffiti, di poesie, di disegni, di preghiere in albanese e in arabo, e come dicevo ci abbiamo messo 60 anni per ricordare il valore, riconoscere il valore dei graffiti del passaggio degli ebrei a Santa Maria al Bagno. Forse insomma questa storia possiamo ricordarcela un po' prima. Cosa ne pensi? Guardi, è proprio di oggi l'incontro, il nostro è stato fatto un sopralluogo dal consigliere con delega lavori pubblici, l'ingegnere Morciano di Tigiano, proprio per renderci conto della fattività, della possibilità del recupero di questo enorme bene culturale, perché la provincia, proprio perché sposa l'idea della libertà del migrare, della libertà del restare, quindi l'idea che noi siamo il Mediterraneo è una terra bagnata da diversi mari, diciamo, no? Però è la terra ponte di accoglienza di tanti popoli, e questo istituto ne è la testimonianza. Infatti tra i primi obiettivi della provincia, se non il primo proprio oggi, perché noi siamo stati insediati come nuovo consiglio provinciale da 2 mesi,
però effettivamente le nostre deleghe sono state confermate non più di una settimana fa, 10 giorni fa, ed effettivamente il primo intervento della provincia riguarda proprio questo enorme bene culturale, ed è di oggi, ripeto, il sopralluogo fatto dall'ingegnere proprio per capire la fattività di un recupero, del recupero stesso del bene e della sua, diciamo, forza futura produttiva, no? Del recupero di una storia, come diceva lei prima. Quindi gli obiettivi che noi politici, noi amministratori, e quindi mi leggo al discorso fatto all'onorevole Marzo, che ci dobbiamo porre a breve termine, ma che siano poi proposti, no, a livello futuristico per noi giovani, per le nostre comunità, è quello proprio di dare un insegnamento, cioè recuperiamo la storia, recuperiamo le nostre tradizioni, non abbandoniamo queste opere d'arte che raccolgono appunto cenni di vita quotidiana, che raccontano chi siamo, raccontano la storia di un popolo che ha migrato e che allo stesso tempo ha accolto. Quindi, ecco, cade proprio, la sua domanda è precisa e, come dire, è ricca di significato, proprio a fronte di tutti i discorsi che ho sentito dagli illustri ospiti presenti. Ora, come possiamo fare a recuperare questo bene storico? Noi abbiamo fatto una stima dei danni, che ovviamente non posso qui parlarne perché non sono dati ufficiali, ripeto, proprio perché il sopralluogo è stato fatto oggi, però ripeto, sono stati fatti dei danni importanti. Noi come ente provincia cercheremo, insieme anche alla nuova consigliera provinciale delegata alla cultura e al turismo, il sindaco di Corigliano di Namanti, di porci pochissimi obiettivi, ma che siano gli obiettivi importanti, come il recupero dei beni storici, che sono testimonianze appunto del nostro territorio, della nostra civiltà, ma soprattutto, come diceva la dottoressa Colluto, che siano simbolo di tradizioni delle popolazioni che ci hanno, diciamo, che ci hanno accolto, ma allo stesso tempo che hanno arricchito il nostro paese e che noi abbiamo accolto. Ora, mi volevo riallacciare, e mi scuso se mi allontano dall'argomento, spero di essere stata soddisfacente nella risposta, perché ripeto, no, al momento non posso dire di più, anzi, ecco, mi fa piacere. Beh, lo diremo su Telerama nei prossimi sì, giorni. No, sì, perché è proprio di oggi il sopralluogo, quindi anzi mi sono ecco, le ho dato la notizia, non so se lo potevo fare, però l'ho fatto con piacere, perché quando è un ente, è un ente di secondo livello in questo momento come la provincia, senza finanziamenti, senza aiuti, invece si batte per trovare i fondi, i finanziamenti per il recupero della nostra storia, che è la vostra storia, beh, fa piacere a tutti, e quindi mi faceva piacere corrisponderle dicendole anche questo, mettendola insomma a conoscenza di questo sopralluogo e di questo incontro. Poi vorrei dare giusto una piccola testimonianza, e mi fa piacere perché non ero preparata su questo, nel senso, io sono anche consigliera del comune di Tricase, e Tricase col SIAM Bari, che è un istituto post universitario, ha in questi mesi svolto un interreg al Baria Montenegro, scambiando questo incontro sia in Albania che voglio dire a Tricase, all'avamposto mare, a Tricase Porto. E questo progetto ha come oggetto il recupero delle tradizioni marinare del porto di Tricase e dei porti poi dell'Albania, quindi il recupero anche di una tradizione alimentare, della biodiversità. Ora non so se il professore ne ha il corrente, è stato l'interreg in Albania avvenuto il 29 di giugno con l'università. Proprio per accostare le nostre tradizioni, ovvero arrivare ad avere l'obiettivo di fare un turismo, non dico uguale, ma simile sotto l'aspetto che riguarda il vivere il porto. È un progetto specifico, tant'è vero che i professori universitari albanesi
ci hanno illustrato in maniera, diciamo, è veramente eccellente il recupero anche delle strutture. Quindi ne parlava proprio lei, professoressa Trono, cioè il recupero proprio delle strutture e dei vecchi porti, quindi come devono essere recuperate, scambiando le informazioni col porto di Tricase. Io porto come esempio il porto di Tricase, ma il SIAM Bari in verità collabora con i piccoli porti, voglio dire, di tutta la Puglia, e collabora anche a livello internazionale. Ora, per l'appunto, parlando dell'Albania, mi faceva piacere portarvi questa testimonianza che segue poi il percorso che avete indicato voi, professori, cioè quello di un turismo che non sia di massa, una collaborazione e cooperazione a livello, voglio dire, internazionale e locale tra il nostro Salento e l'Albania stessa e il Montenegro, quindi a cercare proprio una similitudine di tradizioni, in modo tale che chi viene accolto qui da noi e chi invece verrà accolto in Albania possa trovare una similitudine di dialogo, una similitudine di come si dice, di, non mi viene adesso il termine, scusate, di strutture, quindi non, è proprio simbolo di cooperazione questo. Addirittura c'era l'idea di creare dei laboratori per la trasformazione della materia prima del pesce, proprio per far rivivere il vecchio artigianato di una volta. Quindi si ritorna alla similitudine delle tradizioni di cui parlava il professore. Quindi mi ha fatto proprio piacere darvi questa testimonianza e mettere a disposizione la nostra esperienza come Tricase Porto, l'avamposto mare, il SIAM in persona di Maurizio Raeli, e, ecco, per avviare o confrontarci sui vostri programmi, voglio dire, avere un confronto anche su voi su questo, anche perché i progetti sono andati avanti, abbiamo appunto dei progetti che sono stati già sviluppati a livello territoriale, perché no, questo potrebbe essere una sorta di integrazione da portare avanti. Quindi io grazie, mi sono dilungata per la testimonianza. Gigi De Luca, tanta carne al fuoco, come si passa ora da interventi puntuali, anche tanto entusiasmo, insomma, di singoli o di piccole reti, a un intervento di sistema tra le due sponde? Sì, in realtà è una domanda impegnativa questa, però non mi sottraggo. Intanto, se si vuole ragionare in termini di sistema, bisogna cominciare a ragionare al plurale, cioè non si può ragionare soltanto riunendo sotto il concetto di turismo tutto quello che accade rispetto al movimento, diciamo, dei visitatori tra le due sponde. Se parliamo di turismi, allora dobbiamo essere molto sinceri con noi stessi. Le performance che la Regione Puglia ormai fa a livello mondiale in questo settore sono performance che difficilmente possono essere paragonate al turismo che si sta risvegliando in Albania in questi anni, e siamo ad un altro livello, e quindi naturalmente, se vogliamo capire questi fenomeni, dobbiamo studiarli, diciamo, ai differenti livelli in cui accadono le cose. Il turismo che sta investendo l'Albania in questi anni è un turismo sostanzialmente che sceglie l'Albania soprattutto per una questione di costi, questo dobbiamo dirlo, e se sceglie l'Albania per una questione di costi, non può scegliere la Puglia, perché la Puglia, per il tipo di turismo che ha, naturalmente ha costi differenti da quelli dell'Albania. Quindi non ci può essere concorrenza, e non c'è concorrenza da questo punto di vista. Questo mi sembra, diciamo, molto, molto chiaro. Invece, in una prospettiva che guarda oltre diciamo, il turismo cosiddetto balneare, il turismo estivo, invece non soltanto non c'è concorrenza, ma ci può essere cooperazione. In che senso ci può essere cooperazione? Per esempio, la grande sfida che in particolare questo assessorato, l'assessore Capone, ha lanciato, quella di un turismo
per 365 giorni l'anno e quindi sostanzialmente un turismo che si nutre di altre dinamiche rispetto a quello balneare, che si nutre della valorizzazione delle tradizioni, che si nutre di cultura, che si nutre di valorizzazione delle aree interne, che si nutre di ambiente, che si nutre di parchi, che si nutre di patrimonio culturale, eccetera. Su questo terreno questo tipo di turismo invece può incontrarsi in una strategia comune, perché è chiaro che un'offerta turistica che non si basa soltanto sul mare e sul sole deve per forza di cose guardare ad un contesto più grande. E da questo punto di vista il rapporto con l'Albania, la storia che unisce i due paesi, ci aiuta molto, perché le tradizioni, la storia comune, le storie comune, diciamo, di cui si nutre questo patrimonio, sono materia prima con la quale si può lavorare per costruire un'offerta turistica, diciamo, che possa valere per tutto l'anno e che possa essere un'offerta turistica di qualità. Da questo punto di vista abbiamo dalla nostra parte la storia, abbiamo dalla nostra parte anche la geografia. Dicevi prima, lo sono appuntato questo fatto perché è una cosa su cui volevo tornare, che la scoperta dell'Albania è una scoperta recente. Per certi versi è così, ma per certi versi non è così. Io credo che la Puglia si sia posta sempre il problema del rapporto con l'Albania. Intendevo certo, scoperta recente sì, a livello turistico. Sì, ma anche su questo volevo dire, diciamo, fare un ragionamento. È vero, noi abbiamo scoperto sostanzialmente l'Albania quando gli albanesi sono arrivati a casa nostra nei primi anni 90, e quindi siamo stati in qualche modo costretti a porci il problema dell'Albania, ma questo è accaduto a livello di opinione pubblica, a livello di massa. In realtà la Puglia e alcuni intellettuali di questa regione si sono interrogati sul rapporto con l'Albania da prima, senza adesso ricostruire, diciamo, la storia dei rapporti culturali tra i due paesi, ma vorrei ricordare, e lo faccio perché mi ricollego al discorso del turismo, vorrei ricordare un piccolo senatore del Regno, allora d'Italia, di origine magliese, il senatore Tamburino, che in una interrogazione all'allora ministro dell'agricoltura del nostro paese si chiedeva come mai, e chiedeva anzi a forza, come mai non fosse potenziato e non si creasse il doppio binario tra Bologna e Otranto e non ci fosse un ferry boat tra Otranto e l'Albania in modo tale da consentire ai giovani di Valona di venire a Maglie a studiare presso l'istituto alberghiero. Le questioni che poneva allora, stiamo parlando dei primissimi anni del secolo Novecento, quelle questioni restano questioni aperte e sono questioni che riguardano anche le questioni turistiche, perché se non c'è un'integrazione a livello sociale, se non c'è un'integrazione a livello culturale, e l'integrazione è possibile soltanto se costruiamo delle infrastrutture adeguate, allora tutti i discorsi sul turismo restano discorsi teorici, purtroppo. Allora, tanti anni di cooperazione, parlo di cooperazione recente, quella finanziata dall'Unione Europea, Interreg, IPA, eccetera, qui la professor Trono è la più esperta di tutte in questo campo, tanti anni di cooperazione, purtroppo dal punto di vista delle infrastrutture dobbiamo registrare un fallimento quasi totale, perché se oggi per andare a Valona noi dobbiamo prendere un traghetto da Brindisi, se ci va bene, degno del terzo mondo, oppure dobbiamo arrivare a Bari per prendere, oppure possiamo andare a Tirana soltanto 2 o 3 giorni la settimana, questo significa che noi stiamo facendo soltanto accademia, non riusciamo ad intervenire sui problemi reali dello sviluppo, e finché restiamo ad un livello di discussione teorica veramente non costruiamo prospettive, non costruiamo futuro. Mi piacerebbe continuare, diciamo, però capisco che siamo stretti nei tempi, mi piacerebbe approfondire queste tematiche, ma io credo che ci sarà sicuramente altre occasioni per farlo. Grazie. Grazie a lei, ovviamente le occasioni le costruiremo, visto che il dialogo è stato aperto su questo ed è interesse soprattutto nostro portarlo avanti. Io vi ringrazio.
Grazie a te Tiziana e grazie a tutti i nostri ospiti. Io sono molto contento perché è uscito fuori un dibattito davvero con molti spunti, molto interessante, e sicuramente da parte di noi un impegno per il nostro territorio. È un impegno per rafforzare le relazioni di amicizia, di cooperazione, di sviluppo tra i nostri due territori. Questo è il messaggio che parte da Sandano, un messaggio che vuole essere, qualcuno diceva, anche molto, una logica molto generale di incontro tra i popoli, non solo con l'Albania di pace, come si diceva prima, no? Il nostro unico futuro è quello, fuori da questa direttrice non c'è futuro, c'è soltanto appunto autodistruzione, insomma lo sappiamo. Ma tornando a noi, molto interessante questo discorso. D'altronde parlare di turismo per noi è parlare del nostro pane quotidiano, è una delle risorse principali e fondamentali del Salento, una sfida sempre aperta, ed è un discorso non semplice, non facile, dobbiamo cercare di farlo con molta attenzione, con molti criteri, con molta ponderazione, insomma con molta saggezza, questo è tutto. Quindi il discorso che continuerà. Io voglio ringraziare i nostri ospiti, e anche consegnando a ciascuno di loro un semplice ricordino, e quindi abbiamo fatto anche l'altra sera, con gli ospiti dell'altra sera, sapete che noi abbiamo dedicato l'evento al viaggio di Enea, ad Enea al suo viaggio, e dall'Eneide abbiamo estratto alcuni passaggi che abbiamo riportato su questo cartoncino, su questo diplomino che lasciamo ad ogni partecipante al convegno, anche in segno di gratitudine e di ringraziamento. La frase che è riportata, credo l'abbiamo letta l'altra sera, molti di voi la conoscono già, la rileggo per chi non la conoscesse, ed è una frase che è scritta da Virgilio oltre 2000 anni fa, torna sempre attuale, attualissima, anche nei nostri giorni. È un tema cruciale che abbiamo di fronte a noi. In pochi a nuoto arrivavamo qui sulle vostre spiagge. Ma che razza di uomini è questa? Quale patria permette un costume così barbaro, che ci nega perfino l'ospitalità della sabbia, che ci dichiara guerra e ci vieta di posarci sulla vicina terra? Se non nel genere umano e nella fraternità tra le braccia mortali, credete almeno negli dèi, memori del giusto e dell'ingiusto. Virgilio, Eneide, libro primo, versi 538-543, versi di oltre 2000 anni fa, sempre e ancora di estrema attualità. Niente, consegno questo primo ricordino a Federica Esposito, vicepresidente della provincia di Lecce, alla quale faccio gli auguri per il suo nuovo e recentissimo incarico. Forse questa è la sua prima uscita pubblica. Grazie. No, ecco, vabbè, qualcuno ci ha preceduto. E questo diplomino a Luigi De Luca, direttore Polo Biblio Museale della Regione Puglia. Grazie per essere intervenuto. Grazie. A Biagio Marzo, grazie tantissime per la sua collaborazione, il secondo anno che è con noi, è davvero una collaborazione eccezionale. Lo spettacolo che seguirà è di valore notevolissimo e lo abbiamo portato qui a Sandana perché è stata anche una sua volontà. Quindi lo ringraziamo in modo particolare. Tiziana Colluto, la nostra giornalista, sempre molto attenta, molto vigile sui temi del territorio, e quindi l'abbiamo voluta con noi questa sera proprio per questo. Romeo Ansari, professore dell'Università di Tirana, che ci ha onorato ad essere qui presente con noi, ci ha fatto molto piacere e la sua collaborazione sarà particolarmente preziosa. Grazie professore. La professoressa Natrono dell'Università del Salento, lei è un grazie particolare anche perché ha fatto sforzi notevoli per essere presente con noi oggi, oltretutto. E poi è una studiosa e appassionata del tema. Sicuramente la sua collaborazione sarà sempre più preziosa. Grazie molto, professoressa. Ah sì, sì. Allora, niente, io qui ho un ricordino vorrei lasciare anche agli sponsor, quelli più importanti almeno, li voglio ringraziare tutti, anche quelli più piccoli, però alcuni che si sono particolarmente distinti, e quindi Fabio e Gianfranco Melcarne della Orm Casamania, però probabilmente sono assenti per motivi di lavoro, sono da assentare, non so se c'è Francesco, perché mi dicevano che il figlioletto Francesco sarebbe venuto lui a ritirare questo ricordino. Non so se è presente Francesco.
C'è Francesco? Ah, eccolo qui, arriva. Dai Francesco, dai, ti aspettiamo. Un applauso di incoraggiamento a Francesco, dai. Bravo Francesco, questo lo porterai a casa, papà. Grazie, grazie. Ragazzo vi promette bene, dai. E poi l'altro è per Salvatore Fino, ovviamente, come sapete, Sant'Anna Immobiliare. Beh, Salvatore Fino è orgogliosissimo di essere di Sant'Anna, lui è fuori, mi ha mandato un messaggino, non ce l'ha fatta ad essere presente qui, glielo consegneremo privatamente, ovviamente. E poi grazie a tutti gli altri sponsor. C'è il fratello, sì, c'è Oronzino, Oronzino, Oronzino. Altro, il fratello che lui vive in Germania, ma altrettanto orgoglioso di essere di Sant'Anna. Nessuno di noi ha rinnegato le sue origini, pur appartenendo a una comunità così piccola, insomma, però queste cose sono molto significative. A posto, grazie Lanzino, e auguri anche a te. E poi voglio ringraziare, scusami, voglio ringraziare tutti gli altri sponsor, ve li leggerò velocemente: IMAC Sud, Martinucci, Leuca Piccola, azienda agricola Leuca Piccola e Barbara del Capo, Pescheria da Pietro, Sud-Est, Russo da Montesardo, Central Bar Gagliano, Rua dei Travai di Meglio, Farmacia Maruccia di Giuliano, Doc Supermercati e altri piccoli, sì, c'è la filiale di Leuca della Banca Popolare Pugliese, Tessitura Giaquinto, Furlana Trattoria di Giuliano, Farmacia D'Ambrosio Gagliano, Tua Assicurazione Alessano, Ottica Vision Gagliano Alessano, La Trattoria Sant'Anna, Piccola Nautica Leuca. Grazie e godiamoci lo spettacolo, davvero molto bene e interessante.